vogliamo che i cittadini castiglionesi soprattutto si riapproprino del tempio della cultura, del loro tempio, cioè del teatro, tornino a teatro, e quindi la particolarità è che avremmo degli spettacoli con artisti, la Ragonese, la Lodovini, e la Reggiani, tutte attrici nazionali di livello nazionale che verranno a Castiglion Fiorentino ad animare questa stagione teatrale che si preannuncia davvero interessante. Un ricco cartellone per tornare a stare insieme, divertirsi e riflettere. Questi gli intenti della stagione 2021-2022 del Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino, con la direzione artistica di Luca Ricci, già direttore, insieme a Lucia Franchi, dell'associazione Capotrave Kilowatt. 16 gli appuntamenti in cartellone, si parte il 2 di dicembre. Sì, sono 16 appuntamenti, quindi tanti nel numero e di qualità, perché ci sono artiste, perché sono soprattutto donne famose, note, da Isabella Ragonese a Valentina Lodovini, a Lucrezia Lante della Rovere, a Donatella Finocchiaro, quindi insomma una rassegna che porta a Castiglioni una grande qualità di spettacoli che girano nelle città più importanti d'Italia, ma anche tante novità, perché c'è tutta una parte legata alle prove aperte al termine delle residenze, 8 spettacoli che permetterà cittadini di Castiglioni, con un prezzo molto molto basso, di entrare un po' nel retrobottega della creazione artistica, e poi le domenicali per le famiglie e per i bambini, 3 spettacoli da dicembre a febbraio. Allora, io sto dietro le quinte e uno degli spettacoli della rassegna è Piccola Patria, è uno spettacolo che abbiamo scritto Luca e io, viene diretto da Luca, non siamo in scena, però ci sembrava importante che ci fosse un nostro lavoro anche per presentare il nostro lato di artisti che producono, non solo ospitano il lavoro di altri colleghi. Ci sembrava anche un modo per farci conoscere a tutto tondo dalla città e da chi frequenterà il teatro.